Tutti bentornati sul canale. Oggi apriamo Mercenari Rodiani. Andiamo subito alla battuta del giorno, così dopo andiamo ad aprire. Allora, la prima battuta è questa. Due amici si incontrano e allora uno dice all'altro: sai che ti avevo raccontato la volta scorsa che, insomma, con la mia nuova fidanzata va tutto bene, ha letto eccezionale, numero uno, cioè è sempre lì che ansia, è sempre lì che, cioè, sembravo, cioè, pensavo di essere uno stallone. E l'altro dice: sì, no, mi ricordo che eri molto contento. E allora l'altro dice: sì, sai. E il secondo dice: ma non sei più contento? Cioè, cos'è cambiato? E il primo dice: ah, niente, ho scoperto che ha l'asma. Questo invece è una freddura ed è: qual è la più famosa vergine spagnola? La più famosa vergine spagnola è inespugnabile. Terza battuta, poi andiamo ad aprire il pack. È una coppia di fidanzati, a un certo punto, dopo vari anni che sono fidanzati e si frequentano tutto quanto, lei dice: caro, cosa ne pensi se ci sposassimo? E lui dice: sì, ma chi ci prende a noi due? Bene, dopo queste battute andiamo ad aprire il pack. Allora, prendiamo le nostre amiche forbici e, come sempre, apriamo da qua, cercando di non rovinare nulla della scatola, anche se la scatola, una volta vuotata, ecco, già ho preso un angolo devo stare un po' più basso. Allora, anche il cartoncino, cioè questo, devo cercare di non romperlo, non per niente, perché poi, insomma, una volta svuotato, perché poi i componenti, come sapete, li metto, cioè, come sapete, magari non lo sapete, perché magari è il primo video che vedete questo. Comunque, di solito i componenti li apro, come sto facendo adesso, poi li metto tutti nella scatola base. Le scatole vuote dopo le rimetto qua. Allora, questo qui è Mercenari Rodiani. Allora, Mercenari Rodiani, allora ci sono, c'è questo intanto, che è composto da questi qua, il numero 12, c'è nero, blu, viola e rosso. Ma sapete, se è sempre la prima volta che vedete il video non lo sapete, noi questi non li usiamo, cioè abbiamo messo sotto alle miniature delle basette. Queste sono le miniature, abbiamo fatto delle basette in 3D con questi colori, e quindi quando io devo capire, perché a cosa servono i colori, se io, questi qua sono i cattivi, no, verdi, se io con i buoni ho di fronte a me questi due cattivi, sparo a uno, gli faccio 5 danni, attacco l'altro, gli faccio 4 danni. Dopo tocca un altro giocatore, non sappiamo che abbiamo fatto due che fa. Quindi ci mettiamo sotto il token rosso, sappiamo a chi dei due. E poi, tra l'altro, anche nella gestione con l'app, riusciamo a capire chi è l'uno e chi è l'altro. Stessa cosa se voi mettete questi, siamo a posto. Allora, questi qua sono i mercenari rodiani, che sono di colore verde con la pelle, quindi uno li può colorare, se uno è bravo, li può colorare finché vuole. Ma vediamo cosa c'è all'interno del pack. Allora, intanto ci sono anche questi, che sono i colorati, eccoli qua. Poi abbiamo la nostra bella missione. Intanto c'è il solito scontro diretto, fognature di Nar Shadala, ecco qua, aggiunte negli scontri diretti, ecco qua. Mentre questa è la missione standard, questa è la missione che noleggiamo, vi faccio vedere, la legge chi tiene l'impero, perché chi tiene l'impero, appunto, deve sapere, è il master del gioco praticamente, quindi deve sapere come va la missione. Detto questo, andiamo a vedere all'interno cosa c'è. Allora, qui dice che ci sono, metto gli occhiali così posso leggere bene tutto. Allora, ci sono due miniature di plastica e queste le abbiamo viste, eccole qua. Ci sono tre carte schieramento, che sono quelle verdi, che sono rappresentate di verde nel, se riesco ad aprire, le carte schieramento sono queste, eccole qua, le tre carte verdi, carte schieramento, mercenario rodiano grigio, mercenario rodiano rosso, e poi estremi rimedi, eccolo qua. Poi, secondo le carte, dice, abbiamo quattro carte comando e sono qua, 1, 2, 3, 4, ecco le carte comando. Queste qui, che vanno messe nel mazzo principale, insieme, adesso il mazzo sarà alto così, perché a forza di aggiungere, e c'è bersaglio sfuggente,
di nuovo bersaglio sfuggente, scorte di contrabbando, nessuno di importante. Poi abbiamo due carte missione e scontro diretto, eccole qua, carte missione e scontro diretto, l'uno contro uno. Poi abbiamo una carta ricompense, che è questa, la medaglia, ed è così, ecco la medaglia, legami mercenari, eccola qua. E poi abbiamo tre carte obiettivo, eccole qua, dove c'è appunto trattative occulte, eccole qua, con queste due. Benissimo, direi che il pack è tutto qua. Adesso queste andranno inserite insieme alle altre, appunto, della scatola base, e poi direi che siamo a posto. Questo è il contenuto. Se siete appassionati di Star Wars, non vi sta neanche a dire che se lo trovate, ovviamente prendetelo. Ah, io inserisco nella scatola anche questi, anche se non li uso, perché li ho tutti, e quindi è inutile che butto via cose che non... Bene, adesso questa io la richiudo e la rimetto su. Bene. Ci vediamo al finale del video con le ultime battute finali. Bene. Una battuta che in teoria c'è uno di colore, quindi un nero, ma non è razzista, quindi lo dico perché si sa mai. Allora, in sala operatoria c'è il chirurgo e l'assistente chirurgo, quindi il nero è l'assistente chirurgo. Allora il chirurgo si lava le mani perché devono fare un intervento chirurgico, quindi si lava le mani, fa tutto, e poi sapete che una volta che si lava le mani non può toccare più niente, perché si è sterilizzato, ha usato un sapone articolare, poi si è sciacquato bene, e quindi si deve mettere a posto, si mette il camice, tutto quanto, si fa mettere il camice perché allunga le mani, e poi va dal suo assistente e dice guanti, e l'assistente dice 10. Questa è una freddura molto veloce, che è questa. Qual è la città preferita dai ragni? Questo è facile. Qual è la città preferita dai ragni? È Mosca. Allora, terza battuta e l'ultima, poi ci salutiamo. È una freddura. Allora, primo giorno di scuola, i bambini elementari mettono il camice nero e il fiocco azzurro. E allora va a scuola e dice: ma come mai sei così triste? Perché ho il camice nero e il fiocco azzurro, nero e azzurro. Allora mi dice: io sono milanista. Bene, con questa battuta ci salutiamo. E non sto a ridire che conviene prenderlo, perché se uno li ha tutti il gioco è più completo, e poi ci diverte di più perché le missioni sono sempre diverse e i personaggi sono sempre diversi, però fate voi, insomma. Bene, un saluto alla prossima. Sapete che l'iscrizione al canale è 0 euro, non costa niente, 0, e la campanella per gli aggiornamenti, e poi niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao da Mario.